Una riflessione sulla scuola in un periodo in cui la crisi economica sconvolge le priorità e le urgenze dei cittadini. Mercoledì 22, nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, il Comune di Napoli e la rivista Scuola Democratica hanno organizzato un confronto pubblico fra analisti, esperti, operatori, decisori del mondo dell'educazione. Tra i relatori il sottosegretario all'istruzione all'Università Marco Rossi Doria e l'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri. Il direttore generale Silvana Riccio, ad apertura dei lavori, ha sottolineato che anche in tempo di scarse risorse finanziarie, la formazione scolastica resta una questione di massima attenzione per le politiche del Comune di Napoli. Per Rossi Doria esiste un problema specifico italiano dovuto all'assenza di ricambio generazionale nei luoghi della responsabilità. All'incontro hanno preso parte circa 200 persone. Dopo le relazioni tematiche, la giornata si è conclusa con una tavola rotonda di confronto e di scambio di esperienze tra i diversi operatori della scuola e della formazione. Se noi riuscissimo a riportare a scuola un po' di quelli che perdiamo per strada, se noi riuscissimo a far imparare più cose prima nella vita, direi che sono obiettivi di cui parla tutto il mondo e tutta l'Europa e noi dobbiamo giocare su queste palle qui. Il problema che riguarda tutta l'Europa in crisi, riguarda in particolare l'Italia che ha una questione specifica di dispersione scolastica, uno zoccolo duro del 20% che dura da 40 anni e all'interno di questa specificità italiana certamente la Campania e Napoli sono il fanalino di coda dal punto di vista, nonostante un vero e proprio eroismo, lo si deve dire, degli insegnanti e delle scuole. I tempi sono diversi da quelli a cui eravamo abituati, sia dal punto di vista della possibilità della spesa pubblica, sia dal punto di vista della coesione sociale, quindi sono tempi estremamente impegnativi in cui però proprio per questo direi che la scuola riacquisisce la sua piena centralità. La ragione per cui però attiviamo un dibattito a Napoli con esperti del settore anche di fama nazionale, nonché con il sottosegretario, perché noi pensiamo che l'educazione a Napoli sia un nodo fondamentale, nevralgico per qualunque ripresa dalla crisi. Il Comune può mediare tra la riflessione e il dibattito che viene dal mondo esperto, i decisori politici e naturalmente un'idea che è forte in questa amministrazione di scuola inclusiva, democratica e per tutti, non uno di meno. Questo è quello che il Comune vuole fare.